Puntualissimo, torna su Antenna 2 TV anche per questa settimana l'appuntamento con il Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo ad Ardesio per parlare di sanità pubblica, in particolare delle liste d'attesa. Sono lunghe o corte? Avete pazienza nell'attesa oppure vi rivolgete al servizio privato? Questo ed altro nel nostro Sasso nello Stagno di oggi. Ti è mai capitato di dover prenotare una visita? Sì, quello sì, sempre. Che risposta si è sentito dare dall'operatore? Andiamo avanti col tempo. Tempi di attese lunghe. Esatto. E a questo punto lei cosa fa? Si mette paziente ad aspettare? Se posso aspettare, aspetto, se no devo andare a pagamento. Le è capitato diverse volte di andare a pagamento? Qualche volta. Qualche volta mi è capitato. Certo. Il tempo di attesa più lungo che ha dovuto sostenere? 6 mesi. E come le sembra? Congrua la cosa? Sì, vabbè, ci può stare o... Insomma, si potrebbe fare meglio. Visto che poi la stessa visita a pagamento il giorno dopo. Lì uno come reagisce? 6 mesi, pago, ok, lì, domani è libero. Esatto, cosa vorrei che le dica? Come reagisce uno? Così. E alla fine che voto dà la sanità? Ma in linea di massima... Escludendo quell'aspettativa lì, sì. Siamo a un buon punto, okay. Perché poi dopo come cure e come cose sono abbastanza buone. Perciò, quindi, tranne appunto proprio l'unica capitolo... L'unica pecca è quella lì. E si rivolge sempre al suo ospedale di fiducia vicino, sì. Va a seconda dove c'è posto, No, diciamo che vado sempre nell'ospedale più vicino di mia fiducia. Ah, ok. Se le dicessero, guardi, c'è tempo 2 mesi prima in un altro ospedale. Vabbè, se la visita non può aspettare, si può anche fare. Ah, ok. Non è che della serie mi fido solo di quello. No. O non mi fido di altri. No. Okay. Tanto diciamo che bene o male, gli ospedali qui in Italia più o meno sono quasi tutti allo stesso livello, quindi... Attese per le visite in ospedale. Le è mai capitato di dover fare richiedere delle visite? No. Ma la gondola bisogna pagare. Ah, lei va sempre a pagamento. Se vuol dire. Se da non godere, non mi vuole molto, tu rampa e fa più. Rampa, io non va a pagamento. Sempre. E non le dà fastidio un po' sta cosa qui? Poter usufruire del sistema nazionale, gratuito. No. Gratuito no. Bisogna pagare, se basta. Pagare. Certo. Finito paga tasse, paghiamo. Paga l'ospedale. E c'è qualche struttura che lei preferisce per fare le visite? Cioè della serie, preferisco andare in quell'ospedale, in quell'altro, in quell'altro? No. O dove capita? Dove capita. Le attese per una visita. Dimmi. È mai capitato di dover chiedere una visita? Una visita specialistica. Possiamoci un attimo perché altrimenti ci investono. Sì. Una visita medica? Sì. Telefona al centralino, Non rispondono. Ah, ecco. Non rispondono mai. Come non rispondono mai? A qualsiasi ospedale non rispondono mai. Ma c'è il centro unico di prenotazioni per la regione Lombardia, si telefona lì. Ma non rispondono lo stesso. Ma a me non rispondono, devo andare proprio in sede all'ospedale a prenotare. Ah, miseria. Sì. E quando le dicono devo fare questa visita, quanto la fanno aspettare? 3-4 mesi. Come le sembra come tempi? Giusti? Privata il giorno dopo. Ah, ecco. Perché ci è successo. E uno come la prende questa cosa? Pagando domani. Molto pagando, male. Molto male, come, sì. Com'è la reazione? Così, diciamo. Non protesta un po'? No. Con chi? L'impiegata non c'entra. Certo. Quindi. Cosa devo fare per protestare? Insegnami cosa devo fare. Comincia a far sentire con l'impiegata. Picca le mani sui vetri. Appunto. Agli ordini lei, non è che può. Però tutto sommato si aspetta i 3-4 mesi? Si può aspettare, sì. Se no si può aspettare. Se no la devi fare privata.
A volte quasi ti obbligano a fare privato. Ti obbligano, appunto, ti obbligano. È un po' scocciante. È tanto, tanto, specialmente per i pensionati e per chi non lavora. Ci sono quattro mesi di attesa in questo ospedale, ce n'è uno in un altro. Anche di più. Lei cambia ospedale? Sì, sì, cambio ospedale. Sì, sì, andiamo in vari ospedali a vedere prima. Per vedere. Ah sì? Eh sì. Sì, sì. In quale, se posso chiedere, in quale zona? Zona Milano, Niguarda... Quella è il top. Brianza. C'è uno che ho la prima scelta su questo, la seconda su quello? No, dipende. Dove me la danno prima si prende, dove danno prima l'appuntamento. Non c'è nessun problema su una struttura o sull'altra? Si gira un pochino. Tempi di attesa alle visite? Ma io non sono di qua. Non è mai capitato di prenotare una visita? Che tipo di medica? Sì. Sì, sì, certo. Sono sempre troppo lunghe. Diciamo che minimo siamo intorno ai 40 minuti, 30-40 minuti a Milano almeno. No, io parlo di giorni. Di attesa per proprio fare le visite. Allora, in attesa proprio quando chiama. Sono mesi e mesi, guardi, mesi e mesi, almeno 4 mesi, 5 mesi, a dir poco sì. Cosa vuole che ne pensi? Sicuramente non va bene. Soluzioni non sono così semplici da trovare, tutto lì. Non è facile trovare delle soluzioni a un discorso del genere, anche perché la mutua ovviamente ce l'abbiamo tutti quanti. Se tutti quanti andiamo lì, i tempi sono quelli, c'è poco da fare. Ma sa che c'è una soluzione, no? Beh, diciamo, non lo so, accetto suggerimenti. Magari. Non tutti hanno la possibilità di pagare e quindi chiaramente è sempre lo stesso. Allora bisognerebbe creare delle discriminazioni per fare in modo che qualcuno che ha maggiori possibilità non approfitti della mutua ma si paghi le sue spese. Però non so quanto sia possibile un discorso del genere. Non le hanno mai detto, guardi, se no il medico riceve anche in forma privata. Domani c'è posto. Sì. Siamo sempre al solito discorso, però bisogna pagare. E lei cosa fa? E lei cosa fa? Ma io non ci vado. Quindi aspetta diligentemente. Devo aspettare i miei tempi, chiaramente è così. E se no diventa troppo discriminante, è cattivo, è molto, soprattutto per bambini e persone anziane, non è assolutamente corretto. Non le è mai venuta voglia di prendere carta e penna? Ho fatto in qualche caso, sì, ho fatto anche questo, però purtroppo se si è da soli non si riesce a spingere più di tanto e le soluzioni restano purtroppo sempre le stesse, non va bene. La soluzione è aspettare. Il paziente deve essere paziente. Purtroppo è così, purtroppo è così, non va bene, non siamo tutti quanti d'accordo, però come fare? Però una volta presa la visita, voto complessivo alla sanità italiana? Ma io parlo della sanità milanese perché è quella che conosco, non mi posso lamentare più di tanto, al di là dei tempi di attesa, però voglio dire poi come servizio c'è poco da lamentarsi perché diciamo le cose vanno abbastanza bene. Quindi appena la sanità riuscirà ad aggiustare il capitolo attesa? Sì, sicuramente può essere. Purtroppo non è così dappertutto quanto mi risulta, però a Milano siamo forse un po' più fortunati. Hai fatto ancora delle visite? No, ma dai, io non capisco anche cosa della scritto e cosa vogliono dire con quello. Tu da quanto abiti in Italia? Io? 8 anni. Allora ti sarà capitato di fare qualche visita in ospedale, qualche visita medica? Capitato. Io dico una cosa, troppo piaciuto, perché quando è nata mia bambina, servizio benissimo. Bene. Io non posso dire niente che dall'ospedale, che non fanno cose male o fanno... Per me... Proprio ti sei trovata bene? Sì, ho trovata benissimo. Tu da che paese arrivi? Io dall'Ucraina. D'Ucraina. E lì com'è il sistema degli ospedali? Funzionano bene anche lì? Sì, funzionano, non è così come dall'Italia. Che differenza c'è? Grande. Nostra parte è tutto dal pagamento. Dobbiamo pagare tutti i servizi. Nascere bambino ci vuole pagare anche tanti soldi. E se tu non paghi non ti fanno nascere bambino? Lasciano in pancia. Uguale che facciamo nascere, solo una cosa che non è
servizio così, diciamo, che un altro rispetto dalla Italia. Quindi in Italia molto meglio? Sì, io ho trovato qui troppo bene. Cosa pensi delle liste d'attesa in Italia? Code, code, code per avere una lista. Penso che la cosa migliore sia andare privatamente, perché con la sanità non ce n'è, a meno che tu proprio non sia più di là che di qua, ma se no ci sono tempi di attesa. Per una mammografia 7-8 mesi. Eh sì. L'eco quando un anno. Quando va a fare una visita dicono già guardi, deve tornare tra 2 anni, la prenoti subito, va? Poi ci sono delle situazioni che veramente vanno verificate subito. Allora, o sei costretta a farti mettere il bollino verde dal medico, ma anche lì non sempre lo prendono in considerazione, perché poi comunque diciamo che in Lombardia funziona un po' meglio per quanto riguarda, diciamo, gli ospedali, ma per quanto riguarda la lista d'attesa bisogna andare, se uno ha bisogno deve pagare. Assolutamente. E non ho mai fatto arrabbiare questa cosa, non sei mai lamentata? Ho capito, mi sono lamentata, però di fronte a certe cose mi lamento ma non risolvo niente, pago e vado. Cosa devo fare? Anche se ci prendono in giro, perché se lei sente, dice, non devono superare, non so, i 6 mesi, 3 mesi. È assurdo. Cioè, ogni ospedale ha la sua certificazione e deve garantire entro un tot di tempo la visita. Dici che lo sanno gli italiani questa cosa? Ma penso di sì. Hanno diritto. Poi, entro noi un siamo tot. Anche un po' penalizzati, sai perché? Perché noi, visto che siamo bravi in Lombardia, vengono da tutte le parti d'Italia, ecco. E questo ci penalizza. Poverini, avranno bisogno, per carità. Tutto è lecito, però io quando ho bisogno pago e vado. Certo. Non ho altra scelta. Ma se poi posso aspettare, aspetto. Cioè, se è una cosa che preferisco vadano avanti gli altri, ma se adesso io ho dovuto fare delle cose urgenti per mio marito e ho pagato. In una struttura specifica oppure se le dicono guardi, qua c'è un mese in meno d'attesa, vada là, vada in quell'altro ospedale. Per lei è uguale una struttura o l'altra? No, no. O ne ha alcune di riferimento che reputa migliori? No, 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 per quello no, perché adesso io prima abitavo a Milano e avevo i miei riferimenti a Milano, ma adesso che abito qui ho avuto modo di andare all'ospedale di Treviglio, mi sono trovata benissimo, mio marito è stato operato all'ospedale di Brescia, bravissimi, no, no, per quello, per quanto sono bravissimi, perché mio marito l'hanno preso proprio così, bravi. Però le liste d'attesa sono tremende, tremende. E se dovessimo fare una media tra tutti i voti alla sanità italiana, che voto diamo? Sa che non saprei, perché su certe cose valgono e su altre no. Dovremmo fare una media, facciamo 7,5, non lo so, è tanto però, mi sembra anche alto, no? Sì. Sono stata generosa. Ma saranno preso per i capelli e l'hanno salvato? Sì, sì, subito. 7,5 ci sta. Guardi, subito, traseriate, poi sono molto coordinati, devo dire. No, ma per funzionare funziona bene, l'unica cosa sono, lì purtroppo, chi ha i soldi va e chi non li ha purtroppo, no? Poverini, aspettano. Liste di attesa per fare un esame in ospedale, chilometriche. Ti è capitato mai? Fortunatamente fino adesso non ho avuto grande bisogno di andare all'ospedale o di fare liste d'attesa. In realtà, vabbè, secondo gli studi l'Italia è al terzo posto come sanità, quindi siamo abbastanza efficienti. Da quel punto di vista sì, abbiamo tra i medici migliori, infatti tanti dei nostri specialisti. Siamo al terzo posto dopo il Giappone, mi sembra. I nostri specialisti girano il mondo, luminari. La nota dolente secondo me è o sanitari pubblici o privati, perché così i pubblici tendono a preferire farti andare in privato così paghi, e almeno secondo me devi aspettare dei mesi per fare una visita, se fai privatamente paghi dopo 2 giorni. Quindi fa un po' innervosire la cosa, nello stesso medico, nella stessa struttura, dopo 2 paghi? Sì, la stessa struttura, stessi medici. Fanno nervosire, però siamo fiduciosi che cambi qualcosa in futuro, si spera. Secondo me sì, prima o poi chi vuole andare per privato, però dovrebbero proprio i medici fare o privato o pubblico. Fino adesso non ho avuto occasione, quindi è per quello che non sono così nervoso probabilmente. C'è chi davvero che non ha i soldi per farlo, certo. È una presa in giro.
sotto quel punto di vista lì sì. Italiani bravi medici, ci si fida e ci si fida in tutte le strutture. Secondo te ci sono strutture in cui ci sono medici di serie A, altre in cui ci sono medici di serie B? Il nord funziona meglio, cioè vabbè, ma è una constatazione, quello è... Penso che sia chiaro, infatti quelli del sud che hanno dei problemi gravi arrivano qua. Ho avuto un amico che ha avuto problemi seri al Centro Nazionale Tumori di Milano, lavorano bene davvero, cioè lui fortunatamente sta bene, ma cioè proprio lavorano bene, poi durante la malattia, quando non si sa mai, magari anche il miglior medico... Continuiamo a sperare che tu non ne debba aver bisogno ancora. Speriamo. Per tantissimi anni. Speriamo. Esame e visite in ospedale. Guarda, non dirmelo. Io sono in cura, lo sai, non so se lo sai, no? All'Istituto dei Tumori. Allora, per un esame un anno e passa. Per cui hai detto, sì, dovuto farli fuori, che ci sono quei centri specializzati che li fanno e allora... Lo faccio lì. Certo. Dopo per altri esami loro te li danno, perché fai ogni 6 mesi fai gli esami e allora te li danno già loro sto appuntamento. Ma quelli che da fuori devono fare gli esami... Ma quando ti hanno detto un anno di attesa ti è sembrato uno scherzo? O... Sì, perché dicono che oltre i 3 mesi non devono andare e un anno mi sembra eccessivo. Però l'Istituto dei Tumori è l'Istituto dei Tumori, lì ci sono migliaia di persone tutti i giorni che entrano, per cui posso anche capire che certi esami c'è tanta lungaggine. Però tra questa cosa del sì, aspetti un anno o se no a pagamento dopodomani? Quello che non capisco, ma anche nei nostri ospedali, devi fare un esame urgente? No, no signora, ci sono 6 mesi di coda, però se pago, domani mattina può venire. Questo non lo capisco, perché se la macchina è impegnata anche domani mattina, giusto? Certo. E invece no, si libera. Allora lì c'è qualcosa che non quadra. Ok? E qui ci si arrabbia un po', cadono un po' le braccia. Sì, sì, sì. Cioè, soprattutto di fronte alla malattia, cioè una serie. Esatto. Non è che stiamo aspettando la coda per cambiare i pneumatici. Se c'è l'anziano come me che ha bisogno, perché ha dei disturbi, ha bisogno di un esame urgente, non è che va lì per divertimento. Se io invece di domani aspetto 5 mesi, la mia malattia, non so neanche se ci arrivo a 5 mesi di attesa. Capito. Quindi uno deve pregare di avere il gruzzoletto. Ecco, perché con la pensione, insomma, sappiamo bene che non si arriva a fare tutto, no? È questo che non capiamo della sanità italiana, cosa succede, cosa... E beh, storie come queste ti fanno un po' appunto cadere le braccia. Arrabbiare. E la soluzione qual è? Arrabbiarsi e quindi magari provare, protestare, scrivere lettere, così, oppure non uno... Non risolvi niente, perché loro hanno già il loro carnet di risposte da darti e per cui non tu scrivi, ti mandano una risposta in automatico. Se ti rispondono, no. Altrimenti siamo... E a parte il capitolo lista d'attesa, il voto generale che puoi dare alla sanità? Allora, se devo dire su di me dove sono io, non posso lamentarmi, perché sono stata curata bene e devo dire grazie all'Istituto dei Tumori. E dopo non so, negli ospedali... Però per fortuna hai trovato qualche eccellenza, insomma. Ecco, sì, sì, perché io ho voluto andare io là. Negli altri ospedali diciamo che li ho praticati poco, quel poco c'è stato il bene e il male nelle cure, cioè abbastanza prestanti, e non posso dir male dei nostri ospedali qui, poi quello che si sente in giro delle volte ti fanno rabbrividire, quando fanno morire gente per un appendice dici che cosa c'è lì, capito? E lì comincia un po' il terrore quando appunto c'è la prospettiva di andare. Nel nostro piccolo noi non possiamo indagare, non possiamo, sono quelli che stanno in alto che devono indagare cosa c'è in questi ospedali. Sembra che lo facciano, ma tutti i giorni ci sono cose che non vanno. Mi è capitato di richiedere una visita
No. Fino adesso no. Oh, che bella cosa. Che sono bella... stato fortunato fino adesso, per cui spero che mi duri ancora un po' di fortuna. Speriamo. Speriamo di sì. Quelli che telefonano per chiedere una visita si sentono rispondere a volte 4, 5, 6, 7 mesi attesa. Sì, siamo arrivati a dei punti assurdi secondo me, ma a mio parere vogliono far funzionare le strutture private. Ma mi spiega perché se io vado a pagamento, e questo ho sentito dire, perché per fortuna negli ultimi anni non ho mai avuto problemi di questo genere, se uno deve andare a pagamento il giorno dopo, tre giorni dopo ci sono i posti, mi faccia capire il perché. Secondo me è sotto ergota di interesse da parte di qualcuno, questo come la penso io, magari sarò malizioso, però in questi tempi è meglio essere maliziosi che corretti. Mai capitato di dover chiedere una visita? Sì, ma in genere stiamo abbastanza bene. Noi non siamo di Milano, quindi sì. A Milano non abbiamo grossi problemi. Quindi quando lei chiama il CUP Lombardo e ho bisogno di visitare, sì, sì. Una settimana c'è? Sì, abbastanza. Abbastanza. Sì, sì, sì. Una settimana no, dipende. Se vuoi andare in un certo posto, ci sono attese anche lunghissime. Se invece sei disposto ad andare nel primo posto libero, una visita specialistica normalmente in meno di un mese te la trovano. Ah, okay. Se sei disposto a muoverti, se invece vuoi andare in quel posto, allora dipende dal posto. Perché ho sentito di persone anche di Milano, perché in questo weekend ne girano un sacco qui, 4-5 mesi di attesa per le visite specialistiche. No, sono palla. Io uso solo Servizio Sanitario Nazionale, non abbiamo convenzioni, non abbiamo niente, non è vero. Ma tipo per avere una, ci sono poi quelli convenzionati che non sono quelli ufficiali, io anche una risonanza, quindi immagini un pochino più importanti o TAC, nel giro di un mese si riesce a trovarla, in 30 giorni si trova. Ma anche tu Rosita, lei ha avuto problemi specialistici all'ospedale di Niguarda, ma in tempi assolutamente ragionevoli. Allora, promossa in toto la sanità, o dal punto di vista magari, a parte le code, ragionevoli, poi dal punto di vista medico avete qualcosa da... Io non, come Lombardia così mi sembra che vada bene la cosa. Non amiamo Maroni, nonostante quello la sanità funziona. Secondo me funziona. Almeno qualcosa in Italia funziona. No. Io la uso normalmente proprio, non usiamo sanità privata. Vedere delle visite in ospedale? Sì, altro che. Quanto sono i tempi di attesa? Tanto. Un'inchiesta sugli esami, le code per avere un esame in ospedale. Lasciamo perdere. Oh, la signora adesso mi ha detto un mese al massimo a Milano. Dove? Di Guarda, Igea, mi ha detto che... A Milano un mese? Sì. Ha provato ad andare a Milano lei? No, me l'ha detto la signora proprio un minuto fa qui. Sì. Guarda, io per la visita cardiologica ho aspettato 6 mesi. 6 mesi? Sì, e sono cardiopatico, veda un po' lei. E meno male che è cardiopatico, altrimenti... Ti fa morire. Ti fanno morire prima del tempo. Qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Vero, che qual è la soluzione? Andare a testa dei politici. Oppure andare i politici e vedere un pochettino cosa possono fare. In privato? In privato il giorno dopo ce l'ha. Il giorno dopo ce l'ha. Paga 500 euro e c'è la visita subito, immediatamente. E lei non ha fatto un appunto? Appunto a chi è che va a fare gli appunti? All'ASL? No, alla signorina, ma scusi, ma perché tra 6 mesi e poi invece se pago domani? Perché basta pagare e è risolto il problema. Basta pagare. Da che parte stai? Io sono di Milano. Benissimo. Sì. Dalla parte della signora che diceva che entro un mese uno può avere una visita? Allora, se usi il numero verde della regione Lombardia te lo danno abbastanza in fretta. Ma se vuoi una visita specialistica aspetti anche 3-4 mesi. Ma te lo dico per esperienza. Per esempio ci sono ospedali come il Sacco, che è un ospedale buono di Milano, ma ha questo problema che aprono le liste quando praticamente non c'è già più posto. Cioè se tu hai la necessità di avere un'urgenza e stai male, ti ricevono sempre. Se però vuoi andare da quel tipo di medico che abitualmente vai, è quasi impossibile. Però se utilizzi il numero verde della regione Lombardia, vai, giri, vai in un altro ospedale, magari il posto lo trovi.
Quindi non ha tutti i torti la signora che diceva che se non, non ti impunti su quell'ospedale, insomma, è vero, no, se è sei vero. Elastico, è vero, è vero. Mesetto, è vero, è vero. Devi, magari io che sono giovane riesco a avere la possibilità di muovermi, non ho problemi. Magari gli anziani devono essere accompagnati, cambiare ospedale diventa un po' più problematica. Ecco. Magari preferisco una struttura più comoda vicino a casa. Sì, poi magari una persona è legata al, al suo terapista, al suo, e quella cosa sicuramente influisce in modo negativo sui tempi. Per il resto, insomma... Quindi sì. Tempi d'attesa, buoni. Ma diciamo di sì, dai. Accettabili. Sì, dipende. E poi la qualità del servizio? No, la qualità è buona. Per esempio a Milano l'ospedale Sacco è molto buono. Ci sono anche altri ospedali molto buoni. Soprattutto quando è veramente bisogno. Se una persona non sta bene, viene sempre assistito senza guardare tutte queste liste. Cioè, nel momento in cui tu passi dall'urgenza, anche non dal pronto soccorso, ma ti indirizzano subito in reparto. E il posto più o meno è garantito. Possiamo dire che allora è da promuovere la sanità lombarda? Sì, dai. Ma mi hai parlato bene fino adesso e non vuoi promuoverla. Bisogna migliorare sempre. Cos'è la cosa sempre. Che non ti convince? Il sistema privatizzato. E devi passare sempre da un privato per riuscire poi a entrare in ospedale senza grandi difficoltà. Questa E i dottori possono fare, loro fanno libera professione tramite l'ospedale regolamentato, tu paghi il tuo ticket, no, in questo caso paghi la fattura e fai da loro, però se vai da loro in modo privato domani è la visita, se invece vai tramite la sanità aspetti i tempi che abbiamo detto. Non è proprio bello, Poi illegale, perché in questo modo fanno, anche loro pagano la fattura. Non hai chiesto al medico? Ma scusa, ma perché? Se ti non dipende da loro, non dipende da loro, è il sistema sanitario che lo fa. Loro, anzi, addirittura tu passi dalla cassa, non passi neanche dal medico. Vai nella cassa dove c'è la formula privata e c'è la formula pubblica, in questo caso loro ti indirizzano, quindi loro si sentono dipendenti alla fine. Soddisfatto? Una roba, guarda. Perché? Al diavolo tutti, al diavolo tutti. Ma a Milano sai che in 448 le visite si prendono? No, non dica cazzate. Cos'è? Sono lunghe in ospedale, non so, fortunatamente no. Davvero? Ma hai avuto bisogno di una visita? Visite sì, ma però a Milano non tanto lunghe, non so qua. Io non riesco a capire, perché sai che oggi ci sono un sacco di milanesi in vacanza per ovvie ragioni e la metà ci dicono che devono aspettare e l'altra metà, ma no, in 448... No, non è vero, non è vero, cioè a Milano funziona. Allora chi ha ragione? Io. Quelli che ne dice che non aspettano? C'è gente che si lamenta sempre, bisogna essere obiettivi. A Milano le liste sono accettabili, le attese. Quanta è, secondo lei, una ragionevole attesa? Beh, dipende dalla patologia. Chiaro che patologie gravi, più presto è, meglio è. Quindi una settimana, 10 giorni. Sì. Dice. Sì. Quindi per i casi, per le liste più lunghe, un mese? Beh, è difficile da dire, le liste più lunghe un mese poi comincia a essere tanto, però io francamente le visite più di 15-20 giorni non ho mai atteso, visite normali diciamo. Io oggi sono davvero confuso, perché passiamo da 7-8 mesi di qualcuno a 10 giorni di un altro. 7-8 mesi io non ho notizia di questo, a Milano almeno. Quindi lei è un medico? No, assolutamente. Ha interesse nella sanità? Assolutamente no. Sono un pensionato che faceva tutt'altro lavoro prima. Quindi no. Restiamo così, prendiamo un po' da uno e dall'altro. Non è curiosa questa cosa che qualcuno debba aspettare 7 mesi, qualcuno 1-10 giorni? Io i 7 mesi a Milano, ma non parlo solo di me, parlo anche di parenti più anziani, mia madre, non ho mai aspettati. Meglio così. Meglio così. Quindi voto alla sanità in totale? Un 7. 7 su 8, però no, 7 su 10. Ok. Io vado a Varese. Benissimo. Com'è sono le liste d'attesa a Varese per la sanità? Abbastanza lunghe. Lunghe? Lunghe, molto lunghe. Cosa vuol dire? Ci quantifichi secondo lei un lungo? Si parla di mesi. Mesi? Sì. Sì, la sanità in Lombardia è proprio... continuano a spendere di gran soldi, dicono che investono di gran soldi, ma si peggiora sempre di più. Specialmente per gli anziani. Non è soddisfatto? Assolutamente no. Spero che qualche governatore lombardo si dia da fare un po' di più. Cos'è che la delude? Cos'è che la delude dalla sanità in Lombardia? Cos'è che la delude?
che troppe chiacchiere e pochi fatti. Ma non viene curato bene? No, per quello è tutto bellissimo, all'apparenza. È tutto dietro le quinte che non funziona tanto bene. Ci dà queste risposte un po' sibilline, cosa dobbiamo pensare noi? Che non va bene. Non va bene. No. Con quello che paghiamo, specialmente i pensionati, gli artigiani che pagano l'occhio dalla testa per avere, sulla salute specialmente, non si ha niente di buono, niente. Niente. Ma lei non le paga le visite? Praticamente no, io sono pensionato, e pago ticket, pago ancora tutto. Paga ancora tutto? Mi spiace perché essendo pensionati qualche sconticino potrebbero farlo, anche se non si arriva a 65-70 anni. Abbiamo fatto una vita a lavorare in fabbrica e non vedo l'ora di metterti nella cassa della morte per mettervi i soldi. Ah, eccola lì, eccola lì. Grazie. Voto generale alla Sanità Lombardia? Ma diciamo appena a sufficienza. Sei? Sì. Sei, benissimo. Non lo so, hai trovato la persona sbagliata. Per fortuna io problema non ne ho. Grazie a Dio. Non ha mai dovuto fare una visita? No, l'ho fatta per la pressione e tutto, ma le faccio da noi, facciamo in fretta. Non è che ci piego tanto, veramente. Cioè, cosa vuol dire? Settimana la fai. Ci sono i centri specializzati privati, convenzionati con la mutua, in due giorni la fai. Ah, ok. Quindi non comunque visita privata? No, privata, con la mutua. Con la mutua, con la mutua, sì, sì. Non c'è problema. Una velocità pazzesca. Sì, settimana le fai, esame sangue, quelle cose lì. Dopo magari il cuore ci pieghi di più, però non, fino adesso. Dipende un po' dalle patologie magari. Dipende dalle patologie, esatto. A posto. Comunque il sistema nazionale funziona? Per me sì. Lombardia, dei medici buoni? Lombardia sì, secondo me. Per me sì, anzi, teniamola bene la nostra sanità in Lombardia. Chi dice 10 giorni, chi dice 7 mesi, insomma abbiamo raccolto davvero tante risposte diverse per questo sasso nello sagno dedicato ai tempi d'attesa e in generale alla sanità lombarda. Grazie a voi che avete risposto alle mie domande qui ad Ardesio, grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio del sasso nello sagno che tornerà tra 7 giorni a farvi compagnia qui su Antenna 2 TV.